contento? Prova. Intanto partiamo da quello. No, no, non sono contento perché le mafie dei palazzi non si possono assolutamente accettare supinamente. Io domani presento il terzo esposto nei confronti di determinati personaggi che continuano a sporcare questo palazzo, perché non è assolutamente pensabile che per alcuni personaggi, poi faremo nome e cognomi, in questo momento stiamo completando le denunze. Tenete conto, stiamo parlando di magistrati, qualche pubblico ministero, organi inquirenti che hanno infangato in questi anni e falsificato in atti giudiziari tante cose. Abbiamo fatto già due esposti e domani faremo il terzo. Ma non perché io voglio vendicarmi, me ne frega niente di questi poveri personaggi. Ma non è pensabile che a Messina ci sia questo clima quasi mafioso che tenga in ginocchio la città e che soltanto poi il De Luca che si permette di reagire dopo 7 anni, 15 procedimenti penali e solo perché Dio mi ha dato la forza di resistere, di avere una famiglia che mi è stata vicino, di avere i mezzi per rispondere a queste situazioni. Quindi è logico che io perseguitato. Ma stabilite voi se in 7 anni, 15 procedimenti penali, tutto archiviato. Assoluzione, prescritto, noi faremo appello, signora, perché non siamo contenti noi delle risultanze del 4700. No, no, l'abbiamo detto, noi faremo appello perché aspettiamola la sentenza, perché non accetto che mi venga data la prescrizione su un capo di imputazione perché dovrò difendere chi mi ha arrestato ingiustamente, ha capito? Perché questa è l'altra porcheria che io ho denunziato e che continuerò a denunziare, proprio per essere chiari, sulla mia onorabilità non ci devono essere ombre. Ecco qual è la storia. Chiaro? E quindi continuo a denunziare in ogni dove tutte queste situazioni. Ovvio, vado a Palermo perché? Perché nonostante il fango degli ultimi 3 giorni di campagna elettorale, nonostante ci troviamo i geometri improvvisati della politica che non hanno mai versato un contributo all'INPS, che fanno le liste degli impresentabili, e beh, la gente sa chi lavora sul territorio e la premia ovviamente, perché quella che è la mia storia politica e i risultati conseguiti fanno arrossire tutte le amministrazioni. Questo lo diciamo a voce alta perché questo è il risultato. Noi facciamo la politica del fare, non ci piace i fannulloni, non ci piace chi fa politica, si frega lo stipendio e si ricandida, chiaro? Candidarsi come sindaco. Noi continuiamo e andiamo avanti. Se la città di Messina mi vuole, io sono a disposizione. Su questo non ci sono di